C'è una frase che viene solitamente detta, sempre e costantemente. Quando avevo la tua età, avevo X, Y, Z, mi facevo da solo, pagavo da solo, andavo da solo. Tutto vero, non fosse che i tempi sono cambiati. E questa frase viene utilizzata per tante volte screditare non solo le generazioni attuali, ma anche quelle future, mettendo già le mani avanti. A darmi spunto per questa puntata di Morning Pace ci pensa un post di Bianca Righini su LinkedIn che vi voglio leggere perché secondo me è esattamente lo specchio di quella che è la situazione attuale e che da una parte la politica e dall'altra le vecchie generazioni continuano a non voler tenere in considerazione. Si potrebbe intitolare Quando avevo la tua età, i giovani stavano meglio. E vi voglio leggere per intero il post in questione, con una bella sbarra su quando avevo la tua età. Quando avevi la mia età, il mondo è cambiato, anzi, da quando avevi la mia età, il mondo è completamente mutato. I giovani in Italia vivono in un momento di grande incertezza economica, tra precarietà lavorativa, disoccupazione e lavoro sottopagato, non trovano spazio per il loro futuro. Ma spesso questa condizione viene normalizzata e legittimata dalla logica diffusa secondo cui la colpa sarebbe degli stessi giovani. Ritornando appunto al discorso con cui ho aperto questo intervento di Morning Pace. Alla tua età mi pagavo l'affitto da solo. Peccato che gli stipendi italiani non solo non crescono, sono tra i più bassi d'Europa e anche quelli stanno diminuendo di più a causa dell'inflazione. Nel frattempo, nell'intero territorio italiano dal 2015 a oggi, i prezzi degli affitti sono aumentati quasi del 40%. Alla tua età potevo mantenere una famiglia. La ricchezza delle persone under 30 si è ridotta negli ultimi 30 anni, tanto che i giovani non sono più poveri, anzi, non solo sono più poveri degli anziani di oggi, ma anche rispetto ai giovani di 30-40 anni fa. Alla tua età avevo già un lavoro stabile. Il tasso di dipendenti con contratti a termine è passato dal 9,9% del 93 al 13,2% del 2023, con punte del 30% per gli under 35. Oggi in Italia solo 4 giovani su 10 hanno un lavoro stabile e la maggior parte si trova a rimbalzare da un impiego all'altro senza prospettive di lungo periodo, e questo non permette di raggiungere alcuna stabilità economica. Alla tua età mi godevo di più la vita. Negli ultimi 20 anni i prezzi di beni come gelati e pizza sono aumentati rispettivamente del 224% e del 93%, mentre gli stipendi non aumentano dal 1990. E nel 2022 l'Italia è stato il paese che ha registrato il calo di salari reali più forte tra le principali economie OCSE, e la perdita di potere d'acquisto ha un impatto più forte sulle famiglie a basso reddito che hanno una minore capacità di far fronte all'aumento di prezzi attraverso il risparmio o l'indebitamento. Alla tua età avevo già dei figli. Se è vero che oggi meno persone vogliono diventare genitori, e chiamateli scemi, tra parentesi ci metto io, il 60,9% degli under 35 ci pensa ma crede di non avere abbastanza stabilità economica. Per mantenere un figlio ci vogliono circa 640 euro al mese. In Italia il 43% degli under 35 guadagna meno di 1000 euro al mese. Fate due conti e capite che non si sta dentro l'economia. Insomma, la nostra generazione vive in un contesto economico e sociale completamente diverso da quello delle generazioni precedenti, da quello ai miei tempi. La condizione di precarietà dei giovani è così diffusa che viene spesso normalizzata e vissuta passivamente, ma è un problema sistematico che minaccia il futuro del paese. Pretendere che venga preso sul serio a livello culturale è il primo passo fondamentale per affrontarlo a livello istituzionale. Perché un paese, chiude Bianca Righini, che mette in difficoltà i propri giovani, si priva del proprio futuro. Ed è questo il problema del nostro paese. Un problema non solo culturale, ma un problema di staticità, di volontà di rimanere statici anche mentalmente, di pensare che i tempi non sono mai cambiati. Insomma, ancorarsi a quello che è stato il passato, senza vedere come sono cambiate le cose nel presente.